Vivi con lo sport, questo è il motto che il Centro Sportivo Libertas di Scorzè ha esposto a chiare lettere a tutte quelle persone che hanno aderito a questa giornata particolare, anzi a dire il vero una settimana di festeggiamenti, la festa dello sport che si è svolta proprio in questa località, in provincia di Venezia. Una manifestazione che ormai compie 22 anni e che ha questa serata particolare, la decima edizione della Notte dei Campioni, e come vedete sono tutti campioni della fuoristrada, gente che abitualmente percorre chilometri e chilometri su terreni sterrati, vuoi nel ciclocross, vuoi nella mountain bike, ma anche su strada. Con noi a commentare questa immagine, intanto vedete un bel primo piano dell'ex campione del mondo di ciclocross Enrico Franzoi, dicevamo, a commentare le immagini con noi il nostro collaboratore di sempre Stefano Bertolotti. Stefano, allora una manifestazione fuori dalla normalità questa di Scorzè. Una manifestazione che comunque riscuote sempre un grande successo. Abbiamo visto tra i partecipanti una maglia di campione del mondo, quella di De Bertolis, quindi la maglia di campione d'Italia di Acquaroli. Acquaroli che è stato anche campione del mondo, quindi sono al via di questa prova anche Daniele Pontoni, che è di campionati del mondo nel 22, Luca Bramati, vincitore di prove di Coppa del Mondo nel ciclocross, Enrico Franzoi, altro ex iridato, un Enrico Franzoi che si appresta a gareggiare con i professionisti difendendo i colori della Saeco. Insomma, una grande serata di sport, di ciclismo, che ha visto appunto tanti big, tante stelle, tanti campioni. Del resto è la decima notte dei campioni. E veniamo alla formula. Come avete visto, ci sono uomini e donne, sono accoppiati nel corso del servizio, naturalmente vedremo le coppie, partono per un giro le donne, poi come una classica staffetta partiranno gli uomini e così via fino alla conclusione dei 20 giri in programma. Una manifestazione, dicevamo, voluta dal Centro Sportivo Libertas di Scorzè, ma qui c'è sempre lo zampino quando si parla di fuoristrada, di quell'Armando Zampronia che a nome e per conto della famiglia Bigolin della Selle Italia tira fuori sempre dal cappello manifestazioni di particolare interesse, non solo sportivo, anche e soprattutto spettacolare come questo. Ma sicuramente, diciamo che a merito di Zampronio, a merito della famiglia Bigolini, il ciclismo per quanto riguarda la fuoristrada ha in questa zona come la propria patria naturale. Ne stiamo avendo dimostrazione dalla grande partecipazione di atleti a questa serata, mentre vediamo Massimo De Bertolis, fresco campione del mondo della marathon, fare l'andatura in testa al gruppo. Oltre all'altissimo livello tecnico dei corridori impegnati in gara, non bisogna dimenticare che per la decima volta questa manifestazione è stata seguita da tantissimo pubblico, a segno che il ciclismo piace, il ciclismo fuori strada in questa zona attira ancora tantissima gente. Ho visto con la maglia verde Thomas Tunska, uno degli atleti di punta di forza della Mercedes-Benz Selle Italia, dell'amico toscano Turri, l'organizzatore delle gare che contano in Garfagnana. Lo abbiamo visto assistere alla manifestazione insieme ad Armando Zampronia. Dicevamo, una manifestazione dal sapore particolare che mette a dura prova anche le doti dei partecipanti. Il tracciato è breve, adatto, diciamo, agli scattisti, a continue curve, un fondo per lo più in terra battuta e in erba, insomma un modo per far vedere come viene interpretata normalmente da questi campioni l'attività della fuoristrada. Ma abbiamo detto che ci sono anche degli stradisti. Sì, degli stradisti, in modo particolare un ragazzo di casa, si tratta di Nicola Scattolin, che gareggia difendendo i colori della Zalf Desiree Fior, una delle squadre che ha regalato maggiori soddisfazioni al ciclismo italiano. Non dimentichiamo che per questa squadra hanno corso ultimamente, nelle ultime stagioni, Ivan Basso, lo stesso Damiano Cunego. Daniele Scattolin, che in questa stagione ha ottenuto due vittorie di grande prestigio, come il trofeo Caduti di Soprazocco a carattere internazionale, la Firenze-Empoli, un avvio di stagione veramente alla grande, poi una caduta l'ha costretto a parecchi mesi di stop. Ora c'è l'augurio che Scattolin ritorni ad alti livelli, lui che ha vestito anche la maglia di campione d'Italia tra le categorie giovanili.
Intanto avete visto il continuo susseguirsi tra atleti ed atlete, a dimostrazione che qui non c'è tempo neanche di respirare e di dire due cose, subito cambia il nostro panorama sportivo. E davanti a guidare il gruppo è Monica Brunati, un'atleta che viene da Stresa, corre per la Conago Arreghini, sua compagna di squadra la vedete al suo fianco, la Lechner, ragazza altoatesina, giovane, riserva della pluriolimpica Paola Pezzo per le Olimpiadi di Atene, è sicuramente il futuro di questa specialità femminile, ma non solo. Sì, Eva Lechner ha già colto importanti risultati, lo ricordiamo nella passata stagione ai campionati del mondo di Lugano, sempre per quanto riguarda la mountain bike, tra le juniores aveva conquistato una medaglia d'argento, dunque una Eva Lechner che è destinata a crescere e a regalare ancora grandi soddisfazioni in un futuro che non sembra nemmeno troppo lontano. Ed eccoci con Scatolin, mentre sono in gara gli uomini, che va proprio ad allungare in testa. Sì, Scatolin, di cui è già ampiamente parlato, un grave incidente ne porta ancora i segni sul volto, un ritorno alle gare tra la propria gente, ricordiamo che qui siamo al confine tra le province di Venezia, Treviso e Padova, e quindi molto nel pieno centro, diciamo, di quello che è la passione sportiva. Ricordiamo che Bui è veneziano ed è il rappresentante alle Olimpiadi di Atene. Una corsa che continua a dare spettacolo, tanta gente presente sul campo sportivo, vedete qui impegnatissima la campionessa d'Italia della maratona, stiamo parlando della nostra amica Alexandra Ober, una ragazza simpaticissima dal passato di cuoca, poi passata appunto alla passione ciclistica, che interpreta al meglio, tanto è vero che per due anni consecutivi ha vinto il titolo italiano in una specialità che è nata proprio in questi anni. Da due soli anni si svolgono i campionati nazionali, da due soli anni si svolgono i campionati del mondo. È giusto ricordare che i prossimi campionati del mondo della mountain bike si svolgeranno nel 2005 a Livigno, una Livigno che ospiterà invece nel prossimo mese di settembre una manifestazione di chiusura della Coppa del Mondo per tutte le specialità della fuoristrada, che sono la discesa, downhill, il four cross e il cross country. C'è una Livigno che si conferma dunque ad altissimi livelli per quanto riguarda lo sport e in modo particolare il ciclismo. Come si conferma a grandissimi livelli la festa dello sport di Scorzea a cui stiamo assistendo. Vedete che praticamente non c'è mai una grande selezione, del resto il percorso è talmente breve che non permette grandi allunghi, nonostante l'impegno delle ragazze. E qui vediamo una ragazza lituana, una ragazza che è più facile dire il nome, Modesta, la Zesniauskaite, che è stata seconda al Giro d'Italia femminile, ma c'è anche la prima, è vero Stefano? Sì, è Nicole Cook, l'atleta che ha dominato il Giro d'Italia in questa stagione, ha tanti piazzamenti ai campionati del mondo nel corso delle passate stagioni. Nicole Cook che in una sola stagione, nel 2001, ha vinto tre campionati del mondo su strada e a cronometro a Lisbona, e nella stessa stagione aveva vinto anche il mondiale nella mountain bike, campionessa del mondo anche nel 2000 a Plouay. È abbastanza curiosa la storia di Nicole Cook, che aveva proprio esordito su una bicicletta gareggiando proprio su una bicicletta da montagna, su una mountain bike, e che adesso ha trovato la sua casa qui in Italia, corre per una squadra italiana, la Safi Pasta Zara, una squadra questa che annovera tra le proprie file tante atlete che vengono dall'est. E qui ecco in testa con il numero 3 vedete scatenatissimo Bramati. Beh, Bramati rappresenta una parte della storia del fuoristrada in Italia, soprattutto per quanto riguarda il ciclocross. Tante sono le battaglie che appunto il bergamasco Bramati ha sostenuto con Daniele Pontoni ad altissimi livelli, soprattutto in campo internazionale. Ha vinto prove di Coppa del Mondo, ha vinto la Coppa del Mondo, il Super Prestige. Insomma, un Bramati che è sempre stato a grandi, grandissimi livelli, vestito più volte la maglia azzurra, ha un palmarès invidiabile sicuramente questo atleta.
insomma un parterre de roi, direbbe se ci fosse ancora in vita il nostro amico De Zan, per questa manifestazione, pensate, De Bertolis, Pontoni, Bramati, Acquaroli, Franzoi, Fontana, Betelli, Fruet, Scattolin, Paluber, Tunschka, Stibar, Malacarne e Paccagnella. Tutti nomi questi, in questo caso Paccagnella e Thomas, figlio del più noto genitore, più volte Ottavio di nome, più volte campione italiano del ciclocross, insomma tutti cognomi che hanno scritto la storia della fuoristrada, sia esso ciclocross o sia di mountain bike. E c'è anche quel Martino Fruet che fino all'ultimo doveva andare alle Olimpiadi di Atene. Sì, Martino Fruet è stato nella rosa azzurra dei probabili olimpici, un bel primo piano per Armando Zamprogna e a Riccardo Bigolin, le due anime di questa manifestazione. Prosegue il testa a testa nelle prime posizioni tra Acquaroli e Bramati, vediamo in terza posizione anche il campione del mondo De Bertolis, ma come hai detto ci sono veloci cambiamenti di ritmo, ma il gruppo è rimasto sempre pressoché compatto. Un gruppo che in questo caso si presenta nell'arena dove è posto l'arrivo con la maglia tricolore di Acquaroli. Vediamo, Acquaroli ha appena vinto il titolo italiano da poco tempo sul circuito di Genova, più esattamente di Busalla, una maglia tricolore voluta con i denti, e ha battuto il suo compagno di squadra, quel corridore che è azzurro e che sta per difendere, anzi in questo caso ha già difeso i colori azzurri alle Olimpiadi di Atene. Si tratta di Marco Bui, anche per Bui tra gli under 23 un titolo di campione del mondo, così come Acquaroli di maglie iridate tra gli juniores e tra gli under 23 ne ha vinte appunto due. Una corsa che sta per portarsi verso le battute finali, qui vedete Modesta in testa a dettare la legge delle lituane, atlete queste sempre ben predisposte per fare il ciclismo, e alle sue spalle un'altra ragazza che abbiamo visto spesso e volentieri, vedete con la maglia verde della Mercedes-Benz Sell Italia, Paola Bortolin. Che potremmo definire moto perpetuo, corre nella mountain bike e corre anche nel ciclocross. Ha vestito anche la maglia azzurra all'ultima edizione dei campionati del mondo di ciclocross, così come l'ha vestita anche quella Alessandro Fontana, che è impegnato in queste fasi di corsa. Anzi, Fontana è stato il migliore degli italiani ai mondiali di Pontchâteau, ha concluso in decima posizione. Hai detto in precedenza che è prossimo il passaggio, anzi la notizia è proprio di questi giorni, il passaggio tra i professionisti in casa Saeco dell'ex campione del mondo Enrico Franzoi, un fatto positivo. Ma sicuramente Franzoi è un atleta che si è sempre difeso molto bene su strada, ha vinto su strada in questa stagione, ha vestito la maglia azzurra ai campionati del mondo per quanto riguarda la strada e per quanto riguarda la cronometro, adesso sta per iniziare questa nuova avventura, un periodo di stage nelle ultime gare della stagione nel mese di settembre, in vista appunto di un probabile passaggio definitivo nel 2005 con la Saeco Macchine per Caffè. Non dimentichiamo che è stato azzurro nel corse a cronometro tra gli under 23, quindi un atleta che si difende bene su strada, sul passo, ma che ha anche quella spregiudicatezza di combattere contro atleti molto ma molto più si può dire esperti anche nel fuoristrada, al punto che è andato a vincere un campionato del mondo. Sicuramente Franzoi è un vero e proprio talento, molto spesso nel ciclismo c'è una sorta di specializzazione, nella maggior parte dei casi gli atleti che gareggiano in mountain bike ottengono grandi risultati solamente nel fuoristrada, così come quelli che gareggiano su strada non ottengono risultati in sella ad una mountain bike. Franzoi può essere definita l'eccezione che conferma la regola, ottimo atleta a bordo della bici da montagna o alla bici di ciclocross ancora meglio, e ottimo atleta anche su strada.
Ultima frazione a questo punto per le donne, avete visto una scatenata Eva Lechner alle sue spalle Modesta, beh insomma qui siamo veramente, chi prima arriva può lanciare meglio il proprio compagno di squadra. Ricordiamo che Eva Lechner, argento ai mondiali qualche anno fa nel 2003 di mountain bike, è in coppia con il campione del mondo della marathon Massimo De Bertolis, ed è Eva Lechner che dà il via al proprio compagno di squadra fornendogli in pratica un piccolo vantaggio. Sì, mancano pochi istanti alla conclusione, abbiamo visto la Lechner al comando, quindi nelle prime posizioni anche Modesta Vezemuskaite che gareggia in coppia con Acquaroli, ha lanciato adesso il campione d'Italia, siamo alle ultime frazioni, dunque De Bertolis in maglia di campione del mondo, Acquaroli è l'atleta fasciato dal tricolore, ci si sta avviando verso la conclusione, hanno guadagnato un leggero margine di vantaggio questi atleti all'inizio dell'ultimo giro, vediamo sempre nelle prime posizioni anche Daniele Pontoni che gareggia in coppia con la vincitrice dell'ultima edizione del Giro d'Italia femminile, l'inglese Nicole Cook che ha vinto anche una serie quasi infinita di titoli di campionessa nazionale nella mountain bike e nel ciclocross, ultime pedalate con De Bertolis che ha allungato in testa al gruppo, sembra che riesca a fare il vuoto, nel frattempo alle sue spalle c'è stato il recupero di Pontoni, De Bertolis vince, attenzione allo sprint di Pontoni che si classifica in seconda posizione, al terzo posto da Acquaroli, quindi a seguire gli altri atleti che hanno dato vita a questa grande serata di sport fuori strada. Non è un arrivo proprio come in Austria, ma quando ha vinto la maglia di campione del mondo, ma è un'occasione comunque per far conoscere tanti appassionati veneti, soprattutto di Scorsè, dove esiste una scuola di ciclismo, che sei il nuovo campione del mondo della mountain bike. Ma sicuramente queste cose sono fatte per far conoscere il mondo della mountain bike alla gente, questa gara in notturna vediamo c'è anche tanta gente, quindi è stato bello essere qui a divertirsi, poi è venuta anche la vittoria in coppia con Eva, meglio di così non si poteva. Eva, c'è un po' di invidia nei tuoi occhi, lui porta una maglia che tu stai ancora sognando. Sono molto contento che ho potuto fare la coppia con lui perché è campione del mondo. Un po' di confusione nei cambi, o sbaglio? Sì, molto confusione, sono partiti tutti insieme, secondo me non è giusto. Preferisci le gare di mountain bike, cross country vere? Sì, molto. Però queste servono anche per far conoscere il tuo volto? Sì, certo, è bello anche fare queste gare qualche volta. Nicole Cook e Daniele Pontoni, due campioni nel loro campo. Nicole Cook, tu hai vinto quest'anno il Giro d'Italia, insomma ti sei fatta conoscere, ecco. Sì, no, è stato veramente un bellissima corsa e non pensavo che ero pronta per una grande corsa tappa, ma con una buona preparazione e anche una squadra fortissima abbiamo fatto le cose bene. E stasera è stato un divertimento? È davvero un divertimento. 3 anni fa ho fatto il mio ultimo corso da mountain bike e adesso forse è cominciato la voglia di rifarlo. Poi con un compagno di squadra come Pontoni, insomma. Esatto, anche quello. Daniele, sembri più un attore stasera. Che parte hai recitato? Alla controfigura. Stasera la controfigura. No, diciamo che questa di stasera soprattutto è una festa. Spero che la gente si sia divertita, noi abbiamo dato spettacolo come abbiamo potuto e l'importante è che poi alla fine innanzitutto nessuno si sia fatto male, e quella è la cosa migliore. E poi che continuiamo a rivederci. Ma gli spettacoli che tu sei abituato a dare sono ben altri, oddio, stasera lo spettacolo è stata la vostra coppia, sorridenti più che mai. Sì, beh, questa abbiamo detto è una manifestazione ludico sportiva, ci divertiamo noi, si diverte il pubblico, si divertono tutti, quando si è in competizione si ride, ci si diverte un po' di meno, si fatica un po' di più, comunque questo è il nostro lavoro e vediamo di farlo per il meglio. Sì. Ecco. Zesnaskaite, sì. Va bene, Modesta, sei arrivata terza in questa gara in coppia con un campione, 2 volte campione del mondo, 5 volte campione italiano, e tu cosa sei? Dottor Centomo. Io? Se può presentarsi un attimo qui vicino al palco. Cosa ho fatto? Un attimo di lui, grazie. Non so, vinto gara dopo. Il medico di gara. Cosa io? Sono professionista ciclista. Grazie. Safi, squadra.
preso maglia bianca in Giro d'Italia. L'anno scorso, quest'anno, seconda, è stata generale quinta. Non so cosa dire. Di che paese sei? Paese Lituania. È bello passeggiare in bicicletta con una lituana così, eh? Sì, è una cosa piacevole. Una volta tanto, qualche gara un po' fuori dalle righe, ci siamo divertiti. Lei è stata bravissima, è la prima volta che andava in mountain bike, quindi se l'è cavata più che bene, ha dimostrato molta grinta. E nulla, una bella manifestazione, c'era molta gente, non si poteva far meglio. Monica, il tuo compagno di squadra sembra più impegnato a fare il papà. Sì, oggi mi sa che non era con la testa tanto concentrato, però è stata una bella manifestazione, non pensavo così dura, però divertente. Tutte queste soste hanno rovinato un attimino la vostra performance. Diciamo di sì, ma più che altro è stato proprio il capire quando bisognava partire, perché uno partiva un po' a caso, però insomma fa anche questo parte del divertimento. Parliamo di cose serie, Monica. Ho letto su un giornale un articolo che da adesso alla fine farai sfracelli nella mountain bike. Per ora la mountain bike ha fatto sfracello con me, adesso speriamo di recuperare un po' a fine stagione, sai, magari gli altri sono un po' stanchi, io ritorno bella fresca, speriamo. Gino Micheletto, l'anima praticamente di questa festa dello sport qui a Scorsè, un passato da sindaco di questa cittadina, ora consigliere regionale, ma soprattutto un amante dello sport a due ruote. A due ruote, ma a tutte le discipline sportive, perché lo sport è sempre uno spettacolo quando è vicino alla gente. E comunque passati 23 anni, siamo un po' più vecchi, ma l'entusiasmo c'è ancora e ho tanta gioia perché tanti giovani stanno collaborando. Il futuro è ancora possibile, insomma, di fare sport con attenzione ai valori veri. Una serata dei campioni, è la decima edizione che portate sui vostri campi, sul campo sportivo e su questa piazza, i campioni della mountain bike, ma preceduti dai ragazzi, da quelli che devono ancora diventare campioni. Sì, ragazzi, hanno fatto una gara veramente bella, uno spettacolo. Volevo dire che Scorsè è una tradizione del ciclocross, abbiamo organizzato anche i campionati italiani qui a Scorsè, per cui il ciclocross è una tradizione vera, abbiamo fatto tanti internazionali, per cui è una disciplina sentita, insomma, noi vogliamo continuare su questa esperienza.